continuiamo a ribadire con coerenza che la strada maestra sono le elezioni, che possono essere svolte in sicurezza, in serenità, in tranquillità e che potrebbero dare a questo Paese stabilità, efficienza, un Parlamento e un governo stabile per 5 anni. Ovviamente siamo persone educate, siamo realisti, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte immediate, quindi il Parlamento non può stare fermo per settimane, per mesi. C'è il professor Draghi che ci incontrerà e ci ascolterà, andremo ad ascoltare, a capire, a proporre, a valutare. Noi, a differenza della sinistra, non abbiamo dei pregiudizi, simpatia e antipatia a seconda degli schieramenti. Gli italiani hanno fame di salute, lavoro, scuola, meno tasse e meno burocrazia. Andrete uniti ancora una volta. L'obiettivo è questo. Siamo sempre stati compatti e io lavoro perché si sia sempre compatti. Per rispetto di tutto il centrodestra e di Mario Draghi, ovviamente, non chiedetemi adesso che giudizio daremo quando ancora non abbiamo ascoltato e non abbiamo capito. La via maestra sono le elezioni. Le elezioni si potrebbero svolgere entro la primavera, anche perché entro la primavera voteranno 20 milioni di italiani per eleggere i sindaci. Le priorità che porteremo sul tavolo di Mario Draghi sono il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, l'apertura immediata di tutti i cantieri bloccati dal governo uscente, un piano vaccinale e un piano sanitario degno di questo nome e poi una riforma della giustizia che non occorreva il libro di Palamara per ricordarci essere una priorità di questo Paese. Quindi io non sono abituato a dire dei sì o dei no a priori. Il voto in democrazia è sempre la via migliore, più dignitosa, più lineare, più coerente. C'è una persona che ha lavorato in Europa e ha lavorato bene, che ci vuole ascoltare, quindi noi da persone educate andremo ad ascoltare.